Ad un anno esatto di distanza sto tornando alla grotta che è stata la mia casa durante la sfida di sopravvivenza che ho sostenuto lo scorso autunno insieme al mio amico Dario. Il bosco è talmente buio che ho già dovuto accendere il faro. Partecipare a quella sfida e realizzarci un video intorno è stata una vera e propria impresa, sia sul piano tecnico che logistico, quindi potete immaginare la mia gioia nel vedere che ad oggi, ad un anno di distanza, quello stesso video è ancora nella top 3 delle visualizzazioni mensili. Si vede la gioia. Se siete nuovi del canale o se per qualche motivo vi siete persi quel video, potete andarlo a recuperare dopo perché ve lo lascio in schermata finale. Un vecchio braciere, questo mi farà comodo. La grotta, vediamo se il mio terrazzamento ha resistito. Non ci posso credere, ragazzi. Ad un anno di distanza è ancora qui, non si è mosso di un millimetro. Fantastico. C'è ancora una piccola scorta di legna che ho lasciato l'altra volta. Stavolta il mio obiettivo è quello di sopravvivere per 24 ore in questo posto isolato utilizzando solamente 5 oggetti. Ora vi faccio vedere che cosa ho scelto di portare. Un coltello, un kit per accendere il fuoco per frizione, una coperta di lana, una gavetta e un sacchetto con un po' di cibo. Si tratta di una simulazione, ragazzi, il che significa che ho con me uno zaino con delle ulteriori dotazioni da utilizzare in caso di emergenza e che sono in contatto telefonico con delle persone che sanno esattamente dove mi trovo e sono pronte ad intervenire in caso di bisogno. Il mio consiglio è sempre quello di non andare mai nei boschi con un equipaggiamento risicato e di affrontare uscite che siano adatte al vostro livello di preparazione sia fisica che tecnica. Ovviamente simulazione non significa che appena spento la telecamera me ne vado a dormire all'hotel a 5 stelle come Bear Grylls. Mi tocca stare qui a soffrire. Tutto quello che vedrete è genuino, è autentico, anche se forse un po' fuori di testa, ma vabbè. E niente, se voglio soffrire il meno possibile, ci vuole che mi do una mossa e che comincio a produrre. In una situazione di sopravvivenza la priorità è il rifugio e io ce l'ho. Subito dopo viene l'acqua. Io non ce l'ho, ma posso raccoglierne subito un po'. L'acqua di questo torrente è pulita, ma è un po' velata. È ancora un po' sporca di terra e di fango perché nei giorni scorsi ha piovuto. Costruirò un filtro utilizzando questa bottiglia di plastica reperita purtroppo direttamente in loco. O per la fortuna in questo caso del malcapitato. Che sarei io. In questo modo gli do una prima botta, una prima filtrata, dopodiché la faccio bollire, così tagliamo la testa al toro. Che dite, è sacrificabile sta maglietta? C'ha 10 anni. Pezzettino di cotone della mia maglietta. Elastico che utilizzo per legare i miei lunghi capelli biondi. Che se oggi non ne ho bisogno perché ho il cappello. Carbone reperito da vecchi bracieri, compreso il mio. Abbondiamo. Sabbietta di fiume.
e siamo a posto. Da qui sopra entra l'acqua sporca e qua sotto gocciola l'acqua pulita che si raccoglierà sulla metà inferiore della bottiglia. È un processo abbastanza lungo, quindi adesso cominciamo subito, così mentre io faccio altre cose lui nel frattempo lavora. Ci sono degli asinelli bellissimi che si sono sperduti nel bosco. Eccolo laggiù uno. E moriva pure l'altro. Questo è il colore dell'acqua di partenza. E questa è l'acqua filtrata, vedete? Sta già cominciando a lavorare. Lasciamolo qui. Visto che sono in anticipo sulla tabella di marcia e che mancano, penso, almeno un paio d'ore al tramonto, ho deciso di aumentare un pochettino il livello di difficoltà della sfida. Metterò da parte per il momento il kit hand drill che mi sono portato da casa e proverò a fabbricare un altro kit per l'accensione del fuoco con del materiale reperito qui sul posto. Questa è decisamente l'opzione più difficile, perché il kit che ho portato da casa è asciutto ed è già collaudato, mentre quello che andrò a fare ex novo no. Però il tempo c'è, quindi voglio fare questa prova. Adesso carico un'altra po' d'acqua nel filtro, dopodiché andiamo a caccia. Sto lentamente ampliando le mie scorte idriche. Il problema di come sopravvivere una notte all'aperto penso che ogni escursionista prima o poi se lo ponga. Me lo sono posto anche io tanti anni fa, quando ho cominciato a fare escursioni da solo, e da quel momento in poi ho cominciato a documentarmi per cercare di trovare una risposta soddisfacente. La sopravvivenza è studio e aggiornamento continui. È scienza, ma nello stesso tempo è anche arte. L'arte di sapersi arrangiare, ed è per questo che mi affascina così tanto. Ho trovato questo legno di nocciolo che mi sembra abbastanza dritto e abbastanza asciutto. Guardate quanti pezzi secchi ci sono. Adesso frugo qui in mezzo, vediamo se riesco a trovare qualcosa che mi piace. Questo è il mio violo e questa è la mia base. Sto scortecciando per vedere se il legno è secco al punto giusto. Mi sembra che possano andare bene. Kit pronto, sto tornando al campo e sono abbastanza teso. Dunque, dopo il rifugio e l'acqua, procedo con il fuoco, che mi permetterà di illuminare il mio piccolo campo, di bollire l'acqua per renderla potabile, di cucinare e di scaldarmi questa notte. L'hand drill o trapano a mano è una tecnica estremamente affascinante, ma nello stesso tempo estremamente complessa. Io ci ho messo anni per arrivare a padroneggiarla e nonostante continui ad esercitarmi regolarmente, la mia percentuale di successo si aggira intorno al 65%, diciamo 70, così, a voler essere buoni. Il legno deve essere secco e morbido al punto giusto e ovviamente asciutto. Il segreto sta nel far ruotare bene il piolo sfruttando tutta la lunghezza della mano, nello spingere verso il basso mentre si compie la rotazione e nel fare bene questa tacca. La brace deve poter fuoriuscire per bene dalla sede dove avviene la frizione. Mai avere fretta, sistemare per bene tutto prima di cominciare, in modo da riuscire al primo tentativo, perché altrimenti diventa veramente veramente dura. Questo qua è il set che ho portato da casa e questo qua è il set, quello nuovo, che adesso andrò ad utilizzare.
Allora ragazzi, vi faccio vedere un attimo la situazione. Allora, questo è il primo tentativo andato a vuoto. Mentre stavo facendo la tacca del secondo tentativo, qui mi si è spezzato, quindi mi sono dovuto spostare. Questo qua è il terzo tentativo, anche questo andato a vuoto. Questo set non funziona e i motivi sono due. Primo motivo è il legno probabilmente umido, perché qui ha piovuto fino a ieri, più o meno ieri mattina, e essendo all'interno di una forra non ha fatto in tempo ad asciugarsi. E altro motivo per cui non mi riesce è che questo piolo è troppo corto ed è storto, vedete? Quindi non mi gira bene, ed essendo troppo corto non riesco a partire bene da sopra e a fare pressione per bene, quindi la brace mi esce fuori di quel colore marroncino, che significa che non è arrivato in temperatura, altrimenti dovrebbe uscire nera. In tutto questo vedete cominciano a venirmi le vescichette qua, nonostante io abbia le mani abbastanza allenate. Quindi sono in guai grossi, perché ho le mani già abbastanza provate e ho alle spalle già un paio di tentativi, quindi sono praticamente spompato. E l'ultima cosa che mi rimane da fare è provare con il set che ho portato da casa, e se non mi riesce sono veramente nei guai, perché non ho il fuoco per potabilizzare l'acqua, e quindi non so, probabilmente dovrò abbandonare la sfida. State con me che ci proviamo un'ultima volta. Accenditi, maledetta! Eccola!
Sì. Mamma mia che fatica. Però ho il fuoco. Mi sento euforico e nello stesso tempo un po' deluso per non essere riuscito ad accendere il fuoco con il kit che ho raccolto qui. Vabbè, vorrà dire che andrà meglio la prossima volta. L'importante è non arrendersi mai, continuare a provare e migliorare sempre di più. Sto andando a mettere un altro po' di acqua nel filtro. E poi faccio un po' di legna, così cominciamo a pensare alla cena. Sono molto soddisfatto del mio filtro. Ho raccolto circa mezzo litro d'acqua in 3 ore, su per giù. Volendo si potrebbe fare anche un secondo, un terzo passaggio all'interno del filtro, ma non ne ho il tempo e comunque sia l'acqua è venuta fuori abbastanza trasparente, quindi me la tengo così e me la faccio bastare. Una filtrazione di fortuna con sabbia e carbone come quella che ho fatto io serve per eliminare dall'acqua il materiale in sospensione, quindi la terra, il fango, i detriti vari, ma è assolutamente inefficace contro sostanze chimiche e microrganismi. Per fortuna questo torrente è pulito, non è inquinato da sostanze chimiche e per quanto riguarda i microrganismi, per eliminarli basta fare una bollitura. Inizio ad accusare la carenza di cibo e di acqua, quindi è il caso di cominciare a cucinare qualcosa. Ho impastato un po' di focaccia e sto testando due metodi di cottura alternativi, uno molto primitivo, una semplice roccia piatta, e l'altro un po' più pratico, utilizzando la gavetta come forno. Questo qua è sicuramente migliore, anche perché sta pietra è troppo spessa, ma purtroppo ho trovato solo questa. Si è cotta prima quella sulla pietra. Ho morendo di fame. Ho portato anche delle lenticchie. Tra un po' le metto a bollire. Il tempo di cottura è 10 minuti, che è esattamente lo stesso lasso di tempo che serve per sterilizzare l'acqua. Qui c'è l'acqua che bolle. E questo qua è il pane che si è cotto dentro la gavetta. Ho troppa fame. Me lo sto mangiando nel frattempo che l'acqua bolle. Questo si è fatto in maniera migliore, più uniforme. Eccole le mie lenticchie, guardate come vanno.
Mi sono riempito lo stomaco e mi sono idratato. Adesso l'impresa sarà non morire di freddo. Questa coperta di lana non è per niente calda come un sacco a pelo. Però è una simulazione di sopravvivenza non una gita di piacere, quindi me la faccio andare bene. La cosa buona è che non teme le scintille, quindi è più che appropriata per una situazione come questa. Sono circa le 3 di notte. Il fuoco si è spento e mi sono svegliato per il freddo. Ora per scaldarmi faccio un po' di piegamenti sulle gambe prima di tornare ad avvolgermi nella coperta. È una rottura di scatole ma funziona, quindi cominciamo. Buongiorno. Ieri sera sono riuscito ad addormentarmi grazie al fuoco che mi scaldava e alla coperta che mi ha fornito, oltre a uno strato di tessuto in più addosso, anche un discreto isolamento dal terreno. Poi però il fuoco si è spento e ho avuto freddo. Purtroppo non sono riuscito ad accumulare abbastanza legna da tenere il fuoco acceso tutta la notte, perché ieri ho perso un sacco di tempo durante l'accensione e alla fine ero esausto, si è fatto buio e non mi sembrava il caso di andarmene in giro senza torcia, anche perché questa zona, come avete visto, è abbastanza impervia. Ok, ho il faro a LED della telecamera, ma non era sufficiente. In questo momento darei qualsiasi cosa per una tazza di tè caldo ed un bel fuocherello. Il problema è che non ho né l'uno né l'altro e non sono minimamente in grado di riaccendere il fuoco adesso, almeno non nell'immediato. Dovrei riorganizzarmi, soprattutto dovrei trovare dell'erba secca che però è fradicia, come avete visto anche quella di ieri era abbastanza umidiccia, quindi l'unica cosa sensata da fare per scaldarsi e aspettare che schiarisca un pochettino e mettersi in marcia verso il punto di raccolta. Molti di voi si staranno chiedendo, in maniera del tutto legittima, che cos'è che mi spinge a fare questo tipo di esperienze. Guardate, la risposta è molto semplice. Io penso che ciascuno di noi, nella propria vita quotidiana, si senta oppresso per qualche motivo. C'è chi si sente oppresso dal lavoro o dalla mancanza di lavoro, chi dal proprio partner o dalla propria partner, c'è chi si sente oppresso dalla famiglia, chi dalla società. Ecco, io quando sono da solo nei boschi e devo tirare a campare contando solo su me stesso, posso fare a meno di provare un molto soddisfacente senso di libertà. Chiaramente si tratta di un gioco, perché dopo si torna a casa, ma è un gioco molto serio, molto utile. Imparare a contare solo sulle proprie forze non è per niente una cattiva idea, perché se ci pensate bene, molto spesso il motivo per cui ci sentiamo oppressi e ci manca la libertà è perché dipendiamo da qualcosa o da qualcuno. L'avventura di oggi si conclude qui, ragazzi. Io vi ringrazio infinitamente per avermi seguito. Se quello che faccio vi piace e volete sostenermi, non dovete far altro
iscrivervi al canale. Non ce la faccio più. Ci vediamo alla prossima. Un saluto. Ciao.